Ricordiamo che i trattamenti sciamanici, trattamenti spirituali, insegnamenti non sostituiscono i comuni e consueti e normali trattamenti e cure mediche praticati da medici qualificati. La pratica sciamanica non è volta ad effettuare diagnosi mediche, non sostituisce in alcun modo cure mediche appropriate o terapie professionali per problemi mentali. La pratica sciamanica, gli insegnamenti spirituali non sono pareri medici e non devono essere considerati come tali. La facilitazione di pratiche magiche, sciamaniche o spirituali e relativi trattamenti e riti sono destinati al benessere dell'individuo e non creano un rapporto medico-paziente. La pratica magico-sciamanica e spirituale non si rivolge alla risoluzione di problemi mentali né vengono accettati clienti con problemi mentali o sotto cura psichiatrica. Il bene e il male non sono un punto di vista. Salve a tutti, sono Alex Peverada, operatore olistico ed operatore esoterico. Oggi vorrei fare un video particolare. Vi leggerò una lettera che ho scritto io, che riguarda quindi una questione personale, professionale, ma che spero sia uno spunto di riflessione e di insegnamento per molti. Ci sarà qualcuno che la capisce, qualcuno che la capisce pienamente, qualcuno che la capisce meno, qualcuno che non la capisce, qualcuno che la conoscerà e l'avrà vissuta questa storia. Vi chiedo quindi di ascoltarla senza giudicare e spero possa conquistare un po' anche il vostro cuore e fare riflettere le vostre menti sul ruolo dell'amore, sul ruolo del bene e del male, che esistono a prescindere dai nostri umani concetti e limiti. Prima di iniziare a leggervi questa lettera, però, vorrei leggervi un'altra piccola riflessione, un aforismo ben noto, ma che calza particolarmente in questo momento e in questo video. Ogni uomo, anche il più forte, ha bisogno di una donna, di una compagna, perché quando la sua vita è in pericolo, come in una partita a scacchi, la regina protegge il re. Bene, perché la vita di noi tutti, che ci rendiamo conto oppure no, in questo universo è bianca o nera. Le sfumature piacciono tanto alla società, agli accordi sociali, ma in realtà questo è un universo di bianco e nero, un universo duale, è un universo dove si conduce una battaglia fra bene e male, fra bianco e nero, proprio come in una partita a scacchi. Non scegliere, trovare vie accomodanti, trovare vie ipocrite, pensare che qualsiasi pensiero sia lecito in nome del rispetto dell'opinione diversa, non è la strada del bene e del male e non è la mia visione. In una partita a scacchi o giocate bianco o giocate nero. Non ci sono pezzi grigi. Buona partita a scacchi nelle vostre vite e in quella universale. Ok, vi leggerò questa lettera. Buon compleanno, mia regina. Al mio amore, me lo ricordo, sai, il giorno che mi dicesti delle ombre in casa. Mi ricordo, sai, quando mi chiedesti il che ho esorcizzato. Mi ricordo, sai, quando mi dicesti: Alex, le ombre in casa, comincio a vederle anche mio padre. Mi ricordo anche quella volta che recitasti la preghiera all'Arcangelo Michele in latino 7 volte. E alla 7ª volta saltò l'impianto elettrico della tua azienda. O ricordo quella volta che ti recitai via audio il credo apostolico in latino a sorpresa. E tu mi dicesti: ti prego non farlo più, ho passato 20 minuti a carpone in bagno a vomitare. Mi ricordo, sai, l'amore e la dedizione con cui mi occupavo di te.
ci scriveremo tutti i giorni, o quasi. Dedicarti il mio tempo non era un peso per me. Eri l'unica cliente con la quale non mi sembrava mai di darti troppe attenzioni. Non capivo perché. Credevo che fosse perché questa sfida era la mia più grande sfida finora. La più grande sfida da me affrontata. Mi stavo innamorando di te o della mia battaglia personale? Sì, perché credevo fosse solo quello. Credevo che tutto ciò che ti davo avesse a che fare solo con il mio lavoro, solo con il mio maledetto bisogno di salvarti. Il maledetto bisogno di salvare il prossimo. Ed invece no. L'uomo che aveva fatto della lotta contro il male la sua ragione di vita, la mia vita, si stava innamorando proprio di te e non della madre di tutte le sue battaglie. Mi ricordo quando ti feci scorrere l'elenco dei 72 e provasti malessere proprio di fronte al nome di due che io e Davide avevamo già sconfitto. Ma tu non potevi saperlo. Ma capii da lontano, da quanto lontano nel tempo e da quanto fosse ampio, il disegno di cui facevamo parte tutti noi della nostra famiglia spirituale. Ed infine mi ricordo anche quando mi dicesti: l'altro giorno mi ha parlato, sai? Mi ha detto qualcosa del genere. Allora meriti solamente che ti mostri tutto il caos e il dolore che posso portare nella tua vita. Mentre ti scrivo mi scendono alcune lacrime. Mi dispiace che la lettera sia così melodrammatica, ma è così che è nata tra di noi e non posso fare diversamente. Amavo e amo proteggerti e sostenerti. Ammiravo e ammiro la tua forza interiore tenace. Soffrivo perché ogni volta che li colpivamo più forte, restavano lì, sì, più deboli, ma ancora presenti. Mentre io speravo che fosse la volta buona. Però vedevo che miglioravi. Non riuscivi nemmeno a recitare un rosario all'inizio. Ti si annebbiava la vista. Stavi male. E poi invece ogni giorno eri meno indurita, fredda, insicura e sempre più solare, fiduciosa e amorevole. Ricordo anche quando ti definisti un barattolo per demoni. E allora diventasti barattolino pieno di merda e demoni. Ridevamo tanto. E se non ci avesse aiutato l'ironia, non so se ce l'avremmo fatta, se ce l'avresti fatta. Ricordi, vero, quella volta che ci perdemmo al Sacro Monte di Varese e ridevamo girando in tondo? E quando ruzzolasti cadendo dopo aver recitato insieme 21 Ave Maria in latino? Non posso dimenticare le tue resistenze di fronte ai cuoricini di WhatsApp. Mi dicevi, ti voglio bene, e poi mettevi la faccina che vomita. Pensavo scherzassi, ma poi scoprì che non stavi scherzando. Ti veniva veramente da vomitare. E quando ti imbarazzavi di fronte ai miei abbracci seminari? E la tua paura al nostro primo appuntamento? La paura di essere amata e di amare, di scoprire il tuo enorme potenziale. Ricordi quando sognai la Madre Oscura? Avrebbero sabotato ogni mia relazione, perché sanno cosa sarei diventato, quanto potente sarei diventato e pericoloso con al fianco una regina. La volta che espressi il desiderio di fare l'amore con te, la notte mi attaccarono per farmi desistere. Cominciarono ad insinuarmi il dubbio che non avrei dovuto mai passare dal professionale al personale. Ma amor omnia vincit. Ora sei ciò che eri destinato ad essere.
Ora riesci ad esprimere quell'enorme potenziale di vita ed amore che era contenuto nel tuo cuore. Ora siamo ciò che eravamo destinati ad essere come coppia. Cominciasti a dirmi che ti faceva male il petto, il secondo cuore, come lo chiamavi tu. Cominciavi a chiederti cos'era quella strana sensazione che provavi. Eri buffa, una donna adulta, con un cuore di bimba che non conosce. Che non conosce la parte più bella ed importante della vita. Mi dicevi che al lavoro non ti riconoscevano più. Dopo anni di musi lunghi, ora eri sempre sorridente. Ora. Avevo una gran voglia di dirti, ti stai solo innamorando di me. Benvenuta nella famiglia. Ma non volevo apparire presuntuoso e lasciai che ci arrivassi da sola. E poi un giorno ti dissi, dai, stasera faccio 400 chilometri e vengo a trovarti, fuori dal lavoro. Poi torno a casa e ne faccio altri 400. E ridevo. Tu che mi davi del pazzo e dicevi che nessun uomo aveva mai fatto una cosa così per te. Dormimmo nudi sotto un cielo di stelle. Che è il modo con cui vorrei passare con te il resto della mia vita. Ed ora sei qui, a festeggiare con me uno dei compleanni più importanti della tua vita, della tua esistenza. Ti ho aspettato 45 anni e non credevo più esistessi. Non per me, almeno. Dopo il seminario base ti sei sentita finalmente a casa, così dicevi. Ed ora mi dici che casa non sono gli spiriti. E sono felice, perché anche tu sei casa per me. Ti sono profondamente grato per questo onore che mi suscita una cosa sola, infinito amore per te. Il male ci ha fatto incontrare, l'amore ci ha uniti, ci ha fusi insieme. Ti amo. Tuo e solo tuo. Alex, credo che chi sia in grado di capire questa storia la capirà. Non ho molto da aggiungere. Buon ascolto. Il vostro cuore sa già sempre tutto e anche la vostra anima. Grazie.